Un nuovo elicottero per i vigili del fuoco. La cerimonia di presentazione si è svolta mercoledì 19 maggio al reparto volo dei vigili del fuoco dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'introduzione dei nuovi elicotteri rappresenta un grande salto di qualità per le capacità del servizio aereo dei vigili del fuoco, che può utilizzare un mezzo moderno ed efficace per tutte le operazioni di soccorso antincendio, protezione civile, ricerca e soccorso. Presenti diverse autorità, tra cui il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, il direttore interregionale dei vigili del fuoco Loris Munaro, insieme al comandante della città lagunare Dino Poggiali, l'assessore comunale Simone Venturini, Corrado Fischer di Save e rappresentanti civili e militari degli enti aeroportuali. Con questo nuovo arrivo, il decimo della flotta Augusta Westland 139, per il Corpo Nazionale si avvicina sempre più l'obiettivo della progressiva sostituzione degli AB-412 in servizio da decenni e di dotare i reparti volo di più moderno sistema per contrastare gli eventi calamitosi. La V-139 è un elicottero di tipo medio, è stato dotato di un'ampia gamma di equipaggiamento, tra cui un avanzato sistema anticollisione, un faro di ricerca ad elevata illuminazione e di galleggianti di emergenza, zattere di salvataggio. Il nucleo dei Vigili del Fuoco di Venezia è composto da 12 piloti, 12 specialisti, 6 aerosoccorritori fissi e 2 sommozzatori, a competenza non solo su tutto il territorio del Veneto, ma anche su quello del Friuli Venezia Giulia, e ora può contare su 5 velivoli e su una operatività quotidiana H24.